i podcast di LCN Sport. Appuntamento breve, note natalizie per Diario 1912, che è un diario, quindi ovviamente anche oggi vi diamo il nostro piccolo saluto breve, questo podcast natalizio, e diciamo che vi facciamo un piccolissimo regalino. Il ecco, l'avete nel cuore, lo seguite sempre, andate su LCN Sport per rivivere la sintesi di Lecco Roma del 25 dicembre 1960, un appuntamento unico quasi nella storia blu celeste. Non è unico, si giocò a Natale anche in altre occasioni, Lecco giocò anche con la Sanremese, pensate voi, non era Serie A come invece accadde negli anni 60, inizio anni 60, prima stagione blu celesti in categoria, prima squadra provinciale a riuscire, non capoluogo di provincia, a riuscire ad arrivare così in alto nel calcio italiano, fece anche storcere il naso. Una storia con la blu celeste veramente unica, straordinaria, spettacolare, che siamo contenti di raccontarvi anche oggi con questo contributo speciale recuperato dall'archivio di Roma Channel, che abbiamo rintracciato di recente sul web e che vi offriamo sul nostro canale YouTube, sul nostro sito internet, andate veramente a vederlo. La chicca che possiamo darvi, piccolina, di mercato, c'è anche attualità ovviamente, non c'è solo storia. Cosa farà Lecco in questa fase di mercato? L'idea della società è, tanto per cominciare, di fare tre colpi, tre rinforzi. Braccetto di sinistra per dare il cambio a Patrick Herrici, che evidentemente ha fatto sicuramente bene con la Virtus Verona, per noi migliore in campo, una delle migliori prestazioni in blu celeste, priva di amnesie, che per lui sicuramente può rappresentare anche un passo in avanti. Lui che sicuramente qualche amnesia qua e là l'ha lasciata per strada. Un braccetto sinistro, quindi Mattia Capuffari è un nome che piace sempre da queste parti, la buttiamo lì così. Un difensore centrale per andare a fare la coppia con Matteo Battistini, però magari anche da poter impiegare al posto di Vedran Seliak, lasciando Lepore alternativa a Luca Giudici. Poi da quelle parti sulla linea mediana 5 immaginiamo che mister Luciano Foschi, dopo averlo avuto richiesto e fatto tesserare, dopo averlo visto una decina di giorni, vorrà far giocare anche abbastanza spesso un fidelissimo come Carlo Martorelli. L'ha già investito insomma di recente con dei pareri positivi. E poi chiaramente là davanti, la punta, e se la chiedono tutti i tifosi, sicuramente Pinzauti ha fatto un giro d'andata strepitoso. Gli è stato messo addosso praticamente tutto il carico come punta centrale, l'ha retto bene, si è sbattuto, si è dannato l'anima, però evidentemente pensare che possa rendere ancora così tanto tutto il giro di ritorno diventa difficile. Poi lui ha dimostrato con Osepi di potersi accoppiare una punta fisica, perché svaria molto, attacca molto bene il primo palo, quindi può essere un giocatore in grado di dar qualcosa di diverso rispetto a un 9 classico. E lui è un po' un intermedio tra una punta centrale e una seconda punta, non ha magari le caratteristiche di nessuna delle due, ma ha le caratteristiche di questi due ruoli. Non è un rifinitore, non è prettamente un attaccante d'area, però è un giocatore che sa giocare bene di testa, sa giocare bene sulle palle aeree, perché attacca bene il pallone, insomma cerca di sfruttare bene le sue caratteristiche, ma è molto generoso, e quindi magari mettere qualcuno in grado di allungare un po' la squadra può sicuramente essere una cosa importante. Lecco ha idea di fare qualcosa di importante, andare a pescare qualcuno che è stato anche al piano superiore in Serie B, perché magari a prospettiva poi nel lungo andare può essere anche quella lì, quella di andare a fare, perché no, un tentativo per salire in categoria superiore. Sarebbe peccato capitale non provarci se si presentasse l'occasione, a nostro vedere, perché Lecco la Serie B non la fa da tantissimi anni, una cinquantina, quindi è una piazza che sogna, meriterebbe anche, dato che sta ripopolando via via lo stadio, di fare la categoria superiore, la seconda categoria nazionale, a nostro giudizio. Quindi un colpo importante, diciamo che il nome Bocalon non scalda la piazza, è stato sondato, questo sì, ma anche a noi dà l'idea di non essere esattamente il profilo giusto per questo tipo di squadra. Un giocatore che sembra aver dato il meglio, un giocatore che quando l'abbiamo affrontato, l'abbiamo già detto questo, ha dato l'idea di non essere
proprio il tipo di elemento che andrebbe in questa rosa, una rosa che si basa sulla mobilità, sull'aggressività, sull'atletismo, sull'aggressività. Lui dà l'idea di essere proprio un giocatore puramente d'area di rigore, però a differenza di Usepi non fa gli assist e quindi non dà l'idea di essere proprio quell'elemento cardine. Vedremo poi, eventualmente saremmo lietissimi di essere sconfessati, ovviamente come questa squadra ha sconfessato ogni tipo di parere che è stato dato in estate, quando c'era insomma della negatività, e questa squadra ha fatto gruppo, è andata avanti anche in autogestione, lo diciamo senza problemi, e quindi a loro grandissimo merito, e a chi gli ha dato una mano a sistemare, tanto per cominciare, la fase difensiva, poi ovviamente tutto è venuto di conseguenza, grande merito alla piazza che l'ha supportato anche nel momento di maggior difficoltà. Quindi ve l'abbiamo detto, buon Natale, tanto per cominciare, occhio al mercato che è già cominciato con Martorelli, con Purro, con Burigana che è andato a Lentigione, ha già giocato, sono già state 3 operazioni ufficiali, però non è inizio gennaio, ma il mercato dell'Ecco è già iniziato e quanto prima si dovrà chiudere per partire magari già dall'8, domenica 8 a Crema con qualche faccia nuova. Buon Natale a tutti, forza l'Ecco sempre.